Pronto? Pronti. Vai. Allora, sicuro come l'oro, tua mano destra. Ne sei proprio sicuro? Sì, sicuro. Benissimo. Molto bene. Vabbè, dai, riproviamo. Di nuovo? Sì, nascondilo di nuovo. Ecco. Ancora tua mano destra. No, vabbè, cioè, non è possibile, cioè. Dai, provo io. Dai, nascondi. Adesso vediamo, eh. Quella. Mm? Quella. Proprio sicura? Sì. Questa. Un'altra volta, dai. Non è possibile sta cosa. La sinistra. No, vabbè, basta. È inutile giocare con te. Mamma mia, cioè. Adesso però sei indebito con me. Ah, sì? Vabbè, so io come sdebitarmi con te. Ok, va bene. Arriva la piccola. No. Sì. Mamma! Ehi! Papà! Che c'è? Ho fame. Ah, sì. Hai fame? Anch'io avrei fame. E allora andiamo a preparare qualcosa da mangiare? Ehi, stai attenta. Sei proprio bella. Amore, vieni qui. Brava. Oh, guarda. Che bello. Mai ferma tu, eh? No, ma guarda. Ciao, come stai? Amore, guarda. Papà. Lei è la mia compagna dell'università. Ah, piacere. Piacere mio, buongiorno. Buongiorno. Lei è la vostra bambina? Sì. Ciao. 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 Ma tu cosa ci fai qui? Sono qui con la Dai. Mia famiglia. Siamo venuti in vacanza qualche giorno. Allora ti sei sposata anche tu? Sì. Ti ricordi quello biondo che guardavamo biondo. Tutte all'università? Ah. Sì, lui. Sei felicissima, si vede subito. Sì, sono molto felice. Pensare che tu me lo dicevi sempre. Me lo dicevi ogni giorno che sarebbe diventato mio marito. Me lo ricordo. È pazzesco, davvero incredibile. Continuava ad insistere come se lo sapesse già. Ma dai, veramente? Sì. Avevi previsto anche il nostro incontro? A un certo punto sì. Ah, e queste donne prevedono sempre tutto. È così. Io devo scappare, scusatemi. È stato un piacere. Ciao. A presto. Ciao, piacere averti conosciuta. Ciao. Saluta. Ciao. Hai visto? Quella è una mia amica. Amore, che c'è? Che bello rivedere gli amici dopo tanti anni. E poi anche la storia del ragazzo. Bei tempi. Amore, ci sei? Amore, ci sei? Sì, scusami. Senti, pensavo, ma perché non la invitiamo alla tua festa domani? Sì. Eh? Che cos'hai? Niente, sono solo un po' giù. Magari è solo un po' di stanchezza, non è niente di importante. Ok. Poi, che succede? Cosa c'è? Terribile. Cosa terribile? Sta
per succedere qualcosa di terribile. Ma no, amore, stai tranquilla. Hai fatto solo un incubo. È stato solo un incubo, stai tranquilla. Bevi un goccio d'acqua. Su, calmati adesso. Cerca di dormire. Dove è andato il tuo papà? È uscito. Mamma, papà ti ha lasciato un biglietto. Sono dovuto scappare con urgenza. Mamma, stai bene? Stai bene, grazie a Dio. Perché? È successo qualcosa? Ero molto preoccupata per te. Sta per succedere qualcosa, un brutto presentimento. Ehi, ma che c'è? Dobbiamo stare insieme, in casa, al sicuro. Amore, ma che cosa stai dicendo? L'incubo di stanotte. Appunto, era soltanto un incubo. È reale, ho molta paura. Ti prego, non dobbiamo uscire in nessun caso. Amore, devi stare tranquilla. Devi solo riposare un po', ok? Stai tranquilla, amore, tranquilla. Vieni qua. Formica? Vuoi giocare a formica? Formica? Vuoi giocare a formica? Formica? Aia! Vuoi giocare a formica? Mamma! Ai! Formichina! La formica, la mia bambina! Amore, la mia bambina! Salve, come andiamo oggi? Deve stare più attenta, ho trovato la porta di casa aperta. Deve essere stato mio marito. Glielo dico tutti i giorni.
Sa, dottore, io ho smesso di fare incubi. Beh, questo mi sembra un segno positivo. Abbiamo deciso che lei non debba più venire. Abbiamo deciso. Io e mio marito. E ne parlate spesso di me? Tutti i giorni. Amore. Piccola. Ci siete? Pronto? Pronto. Volevo sapere se mio marito è al lavoro. No, signora, mi dispiace. Suo marito non è al lavoro. Oggi è domenica. Come? Stavo dicendo che oggi è domenica, signora. Ma lei si sente bene? Sì. No, mi scusi. Ciao amore, tutto bene? Siamo usciti un attimo, eh? Scusa, ma dormivi, non volevamo svegliarti. Amore, dove siete? Siamo in un posto speciale. Abbiamo una sorpresa per te. Papà, non lo devi dire! Ah, sì, scusa. Vabbè, lo vedrai tra poco a casa. Ti avevo chiesto di non uscire. Stai tranquilla, è tutto a posto. Ci vediamo tra poco. Ti avevo chiesto di non uscire. Salve signora, la sta contattando la polizia. Purtroppo è successo un terribile incidente. Thank you.
sorpresa per te. Papà, non lo devi dire! Si è ripresa. Che fortuna, si è ripresa.